Ferri accorciati alla tedesca, German Short Row. Allora, se dobbiamo fare il ferro accorciato su questa maglia, si fa così: si lavora la maglia, si gira il lavoro, sempre col filo davanti al lavoro. Si passa la maglia questa volta senza lavorarla e col filo davanti si spinge il filo sul retro del lavoro creando questa doppia maglia, double stitch, ok? Questa doppia maglia. A questo punto si torna indietro e creiamo anche sul rovescio, per far vedere come si fa sul rovescio, un ferro accorciato alla tedesca, un double stitch. Allora, abbiamo lavorato l'ultima maglia, si gira il lavoro, filo sempre davanti al lavoro, si passa la maglia senza lavorarla, si tira indietro il filo creando double stitch, la doppia maglia e si lavora ritornando indietro. Come poi lavorare il double stitch? Vedete? Questa è la doppia maglia fatta prima, qui c'è lo spazio, la riconoscete perché è doppia. Come lavorarla? Si lavora prendendola insieme come se fosse solo una maglia, vedete? Si prende assieme in questo modo, ok? E si lavora come se fosse una. Ora ritorno indietro, creo un altro double stitch, torno indietro, vi faccio vedere come lavorare il double stitch a rovescio. Ecco qui, questo vedete, questa è la maglia normale, questa double stitch si vede perché ha la doppia gambetta. Lo prendete double stitch assieme in questo modo. Ok? E lavorate. Questo è German Short Row. Vedete? Questa è il double stitch che lavoreremo dopo e queste sono le maglie lavorate, questa qui doppia, vedete che non si vede nulla, nessuno stacco.